In memoria di un contadino socialista Pacheco ha ricordato stamane Antonino Scuderi, assassinato dalla mafia agraria esattamente 100 anni fa. Buongiorno e benvenuti nel nostro primo spazio informativo di oggi. Questa è la nostra notizia del giorno. Vediamo. Pacheco stamani ha commemorato Antonino Scuderi nel centenario della sua uccisione. L'iniziativa è stata promossa dal sindaco di Pacheco Giuseppe Scarcella e si è svolta nella piazza Tenente Lungaro a Dattilo, dove il professore Salvatore Buongiorno, storico, ha tracciato la figura di Scuderi. Poi l'intervento del sindaco e quindi la deposizione di una corona di fiori presso il monumento dedicato a Nino Scuderi, realizzato dal comune nel 1998. È giusto che ci si incontri per poter trasmettere anche agli altri la necessità di questo ricordo. Noi abbiamo ritenuto, pur con i limiti legati all'assembramento, alle norme anti-assembramento, di rivederci, siamo all'aperto, ci riserviamo di predisporre, di indire anche un convegno che possa meglio ricordare in maniera più compiuta la figura di Antonino Scuderi. Contadino, pacecota, autodidatta, consigliere comunale socialista e neosegretario della cooperativa agricola di Paceco, Antonino Scuderi cadde vittima di un agguato mafioso il 16 febbraio 1922 all'età di 35 anni, mentre tornava a Dattilo in bicicletta. Il padre Giuseppe era sceso 2 anni prima dall'antica Monte San Giuliano per sposare a Paceco una giovane contadina di Dattilo, Antonina Favara. Scuderi fu uno dei tanti contadini che lottò tra la fine del 1800 e i primi anni del 900 per l'elevazione economica e sociale delle classi subalterne, un periodo della storia italiana segnato dalla lotta di classe, da fermenti ideologici intensi. La morte di un contadino socialista all'epoca non valeva lo sforzo di un'indagine. Nessuno si curò di capire chi lo assassinò. Scuderi è uno dei tanti martiri delle lotte contadine, assassinato in quella saldatura di interessi tra agrari, fascisti e mafiosi tra il 1920 e il 1924. Solo poche settimane prima, il 16 gennaio del 1922, a Paceco furono assassinati Domenico Spatola, militante socialista, e i nipoti, poco più che ventenni, Mario e Pietro Paolo, figli del fratello Giacomo, dirigente socialista e presidente della cooperativa agricola. Questa era la nostra notizia del giorno, adesso una breve pausa e ci ritroviamo tra pochissimo con tutte le altre notizie di oggi. Lavoratori in nero ma con il reddito di cittadinanza, operazione della Guardia di Finanza nelle isole Egadi, scoperti 8 lavoratori non in regola, 3 dei quali percepiscono il sostegno al reddito. Condannati fiancheggiatori di Messina Denaro, 13 condanne per chi favorì il latitante castelvetranese, 13 anni al cognato del superlatitante, 4 anni ad un ex consigliere comunale di Castelvetrano. Covid-19 sotto quota 8.000, i positivi nelle ultime 24 ore, quasi 1.500 persone hanno potuto lasciare l'isolamento domiciliare. Elpis e l'avventura della nave ospedale in un libro, il viaggio verso il Madagascar, 2 anni di missioni mediche e sanitarie in Africa. E per lo sport, alla ricerca del riscatto, turno infrasettimanale per il Trapani che alle 14.30 affronta il Rende nella gara valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie D Girone I. La pallacanestro Trapani perde per infortunio Childs. Le prime 250 multe con lo Scout Speed, il nuovo sistema installato su una vettura della Polizia Municipale di Erice, ha portato in poche settimane centinaia di verbali per infrazioni del codice della strada. Nell'approfondimento delle 14.20 faremo il punto sulle attività e i controlli portati avanti dal corpo guidato dal gennaio del 2021 dal comandante Armando Bellofiore. Ben ritrovati con il nostro notiziario. Partiamo con la cronaca. Operazione della Guardia di Finanza nelle isole Egadi a contrasto del lavoro nero. Scoperti 8 lavoratori non in regola, 3 dei quali percepiscono il reddito di cittadinanza. Vediamo. L'operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'intensificazione delle attività di contrasto al lavoro nero irregolare e alla connessa evasione fiscale e contributiva. Al termine di una mirata attività investigativa, i finanzieri della tenenza di Trapani hanno eseguito diversi accessi nei confronti di 10 cantieri, procedendo al controllo delle autorizzazioni e della regolarità delle posizioni lavorative del personale impiegato.
nel corso dei controlli in alcuni cantieri di Favignana, Levanzo e Marettimo, sia nei rispettivi centri cittadini che nelle zone costiere ad alta vocazione turistica, sono stati identificati 32 lavoratori impegnati in attività lavorativa, di cui 8 sono risultati totalmente in nero. Gli accertamenti conseguenziali hanno permesso di rilevare che 3 lavoratori, oltre a prestare la loro attività lavorativa in nero, percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza. Per questi ultimi è scattata la segnalazione all'INPS per la sospensione immediata del beneficio. Nei confronti delle imprese coinvolte, i finanzieri hanno irrogato sanzioni nel minimo per circa 20.000 euro, oltre al recupero della contribuzione previdenziale assicurativa evasa, con relativa regolarizzazione e ricostruzione del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti. Continuiamo con la cronaca. Dagli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia al carcere. Protagonista della vicenda un pluripregiudicato di Custonaci, per il quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani ha disposto l'aggravamento della misura restrittiva a cui l'uomo era già sottoposto. Nonostante il provvedimento, infatti, l'indagato si sarebbe allontanato dall'abitazione per continuare a minacciare e picchiare la sua ex compagna. Ora è rinchiuso nelle carceri di Trapani. Assolto l'avvocato La Barbera, accusato di diffamazione, la Cassazione ha annullato senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. Vediamo. Una vicenda nata nel lontano 2014 in un'aula giudiziaria a Trapani. Protagonisti due avvocati, Nino Sugamele dello stesso foro e Giuseppe La Barbera di quello termitano. Una scintilla che ha fatto scoppiare l'incendio fra i due colleghi durante l'interrogatorio di un test e che avrebbe fatto perdere le staffe per Sugamele all'avvocato La Barbera, inveendo con frasi ed epiteti che il trapanese ritenne ingiuriose, offensive e lesive della sua dignità professionale. Come che sia, il giudice di pace di Trapani, Alberto Ferro, condannava La Barbera per diffamazione perpetrata nei confronti del collega Nino Sugamele, costituitosi parte civile per ottenere il risarcimento del danno. La sentenza veniva confermata dal Tribunale di Trapani, quale giudice di appello presieduto dalla dottoressa Badalucco. L'avvocato termitano quindi ricorreva in Cassazione, assistito da Pietro Riggi, Stefano Pellegrino e Gian Domenico Cagliazza, quest'ultimo presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane. I suoi legali riuscivano a dimostrare nei giorni scorsi l'inconsistenza delle accuse. La Suprema Corte, infatti, per San Valentino ha cassato i precedenti provvedimenti, annullandoli senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. Un pronunciamento che comporta non soltanto l'insussistenza degli addebiti penali dei precedenti provvedimenti giudiziari censurati dagli ermellini per violazione di legge, ma anche evidentemente il sorgere di diritti restitutori in favore dell'avvocato Giuseppe La Barbera per quanto attiene alle spese legali anticipate alla parte civile e oggi non più dovute, sostengono in una nota il collegio difensivo dell'imputato. Condannati i favoreggiatori del latitante Matteo Messina Denaro. Vediamo. Dopo una breve camera di consiglio sono stati condannati i favoreggiatori del latitante Matteo Messina Denaro. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Marsala. 3 condannati, 13 in tutto, anche Gaspare Como, cognato del fantasma di Castelvetrano. 25 anni la pena che gli è stata inflitta. 4 anni di carcere invece per l'ex consigliere comunale Lillo Giambalvo, 25 anni di carcere per Dario Messina, ritenuto il reggente della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo. Il tribunale ha accolto le richieste avanzate dal procuratore aggiunto della DDA di Palermo, Paolo Guido, e dai sostituti Francesca Dessi e Gianluca De Leo. Il processo è scaturito dall'operazione denominata Anno Zero. Il tribunale di Marsala ha anche condannato Carlo Cattaneo, Vittorio Signorello, Bruno Giacalone, Giovanni Mattarella, Vito Bono, Giuseppe Accardo, Maria Letizia Asaro, Carlo Lanzetta, Nicolò Scaminaci e Giuseppe Crispino. Adesso ci fermiamo. Covid-19, sotto quota 8.000 i positivi. Nelle ultime 24 ore quasi 1.500 persone hanno potuto lasciare l'isolamento domiciliare. Elpis, l'avventura della nave ospedale in un libro, il viaggio verso il Madagascar, 2 anni di missioni mediche e sanitarie in Africa. Alla ricerca del riscatto, turno infrasettimanale per il Trapani che alle 14.30 affronta il Rende nella gara valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie D Girone I. La pallacanestro Trapani perde per infortunio Childs.
E rieccoci con la seconda parte del nostro notiziario. Partiamo parlando di dati Covid. Quasi 1.500 persone ieri hanno potuto lasciare l'isolamento domiciliare. I positivi sotto quota 8.000. Vediamo il servizio. Le persone attualmente positive al virus SARS-CoV-2 in provincia di Trapani sono 7.901, dei quali 7.557 sono asintomatici. Le persone negativizzate o guarite da Covid-19 che hanno potuto lasciare l'isolamento domiciliare sono 1.324. Dall'inizio della pandemia sono 46.112 le persone guarite, 652 i nuovi positivi. Altri due decessi nelle ultime 24 ore, 549 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia, con un indice di letalità rispetto al numero dei contagiati dell'1%. Boom di guarigioni a Mazara del Vallo, dove le squadre USCA hanno fatto uscire di casa 350 persone negativizzate. Trapani, più o meno stabile, sale a 1.541 positivi e Marsala scende a 1.649 con 114 negativizzazioni. Molte guarigioni anche negli altri comuni. Misliscemi, prossimo ad essere il primo comune Covid-free della provincia, è a quota 2 positivi. Stabile l'occupazione ospedaliera. Questa è la situazione dei ricoveri: 2 pazienti in terapia intensiva, 16 in terapia semi-intensiva e 82 in degenza ordinaria. Altri 17 pazienti sono in attesa di negativizzazione in residenza sanitaria assistita e Covid hotel. Presentato nei giorni scorsi in libreria il libro 10.000 miglia intorno all'Africa, il lungo viaggio di Elpis verso il Madagascar. Vediamo il servizio. Come recita il sottotitolo, il libro racconta l'avventura solidaristica della missione umanitaria e sanitaria trapanese, dalla trasformazione in cantiere di un vecchio rimorchiatore sovietico in nave ospedale, fino al suo arrivo in Madagascar in 2 anni di missioni in diversi porti africani. Autore ne è il medico chirurgo Giancarlo Ungaro, presidente della stessa associazione Elpis ed animatore di un gruppo di volontari che hanno scelto di impegnare il loro tempo libero, le loro ferie, nel portare aiuti sanitari a popolazioni meno fortunate. La nave ospedale nasce da una intuizione di un gruppo di volontari dell'associazione Trapani per il Terzo Mondo, che già più di 10 anni fa operava per le popolazioni malgasce. Poi l'iniziativa è proseguita autonomamente attraverso l'associazione Elpis. Il libro racconta l'iniziativa a partire dalle definizioni burocratiche e amministrative, il primo fondamentale finanziamento di 150.000 euro da parte del Senato, il sostegno di sponsor locali e le raccolte di fondi, poi la trasformazione in cantiere con il fondamentale contributo delle maestranze trapanesi, tra tutti il compianto Totò Miceli, recentemente scomparso, e ancora i 2 anni di navigazione e le varie tappe, mesi di missioni sanitarie in luoghi dove l'assistenza medica è inesistente. Leggendo il libro viene in mente Cuore di tenebre di Joseph Conrad, ma per antitesi, il viaggio del Marlow Corradiano è una discesa nell'oscurità dell'animo umano, nel cuore nero del commerciante d'avorio Kurz, un viaggio nella disperazione. Al contrario, il viaggio di Elpis è un viaggio verso la luce, un viaggio nella speranza che abbraccia gli altri, li aiuta, li sostiene, ne coltiva l'amicizia, offre loro solidarietà. L'incredibile avventura della Elpis è sintetizzata nell'esergo del libro, una citazione di Antoine de Saint-Exupéry: «Fai della tua vita un sogno e di un sogno la realtà». Andiamo avanti con le notizie. Un grosso ramo di pino nel cimitero di Trapani è crollato al suolo su un viale, per fortuna in quel momento deserto, ma quotidianamente molto transitato, sia a piedi che dai pochi veicoli che sono autorizzati ad entrare. Tecnicamente uno sbrancamento, cioè il distacco di una branca dell'albero all'altezza del collare, cioè dell'intersezione del ramo sul tronco principale. La direzione del cimitero ha provveduto alla rimozione. Questo ennesimo crollo di una pianta al suolo, o almeno di una sua parte, pone in rilievo, semmai ve ne fosse bisogno, l'urgenza della manutenzione del verde pubblico. Le organizzazioni sindacali trapanesi esprimono ancora una volta perplessità sul parco eolico alle isole Egadi. Vediamo i dettagli nel servizio. Il progetto desta preoccupazione poiché dal canto nostro non sappiamo quali conseguenze l'impianto potrebbe portare a 2 settori fondamentali per l'occupazione, nel settore quali quello della pesca, dell'ittiturismo e del turismo. Ad affermarlo in una nota congiunta sono i segretari generali di FLAI CGL, FAI CISL e WILA WIL Trapani, Giovanni Di Tia, Franco Nuccio e Tommaso Magaddino.
Lo scorso anno, aggiungono, c'è stato un primo incontro al quale hanno partecipato i sindacati, i sindaci dei comuni riveraschi e rappresentanti di varie associazioni di categoria, in occasione del quale abbiamo già espresso i nostri dubbi sul progetto. Oggi, alla luce dei nuovi passi avanti dell'iter progettuale, abbiamo bisogno di comprendere dettagliatamente se il progetto possa rappresentare un pericolo concreto per l'occupazione in settori tanto nevralgici per la nostra economia, che insieme danno lavoro a migliaia di persone, considerando anche l'indotto. E continuano, la società progettatrice Renexia negli anni scorsi ha rassicurato circa l'ecosostenibilità del parco eolico, ma nulla è stato detto di esaustivo sull'impatto per i settori lavorativi che ne potrebbero essere coinvolti. Abbiamo bisogno di certezze, di conoscere le previsioni non solo a breve, ma anche nel medio e lungo termine. Chiediamo pertanto, concludono Didì, Annucci e Macaddino, che la Regione Sicilia ci coinvolga nella discussione e nel confronto. Per gli appuntamenti su Telesud, alle 20.30 andrà in onda l'incontro di pallamano Pontinia and Bolerice, mentre alle 23 trasmetteremo la partita di basket Cantù Pallacanestro Trapani. Adesso ci fermiamo, una breve pausa, poi vi aspetto con la pagina sportiva. Apriamo la nostra pagina sportiva con il calcio, turno infrasettimanale per il Trapani che alle 14.30 affronta il Rende nella gara valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie D Girone I. I Granata, reduci da due sconfitte consecutive contro Cittanova e da Cireale, sono alla ricerca del riscatto. Vediamo il servizio. Una partita importantissima contro una diretta rivale in cui il Trapani non può permettersi un altro passo falso. Le ultime due sconfitte hanno lasciato il segno e la voglia di riscatto è tanta, soprattutto per allontanarsi dalla zona play-out. Attualmente il Trapani è infatti a quota 23 punti, solo due in più del Rende, avversario di oggi. Anche se i Granata hanno quattro gare da recuperare, è necessaria un'inversione di rotta anche per riacquisire fiducia. Contro il Rende torna Buffa dalla squalifica, mentre è indisponibile Antezza, che ha rimediato un doppio cartellino giallo contro la Cireale. In attacco Spanò potrebbe togliere il posto a Musso. Possibili cambiamenti anche in difesa con il capitano Luca Pagliarulo pronto a fare la sua prima partita del 2022. A dirigere la gara Pistarelli di Fermo. Gli assistenti di gara saranno Aletta di Avellino e Spatrisano di Cesena. Sarà possibile seguire la partita in diretta video streaming sulla pagina ufficiale Facebook del Rende Calcio. E adesso passiamo invece al basket, era nell'aria e ora anche la conferma in questa stagione, segnata già da tanti infortuni, si aggiunge quello del giovane americano Childs. La Pallacanestro Trapani infatti ha comunicato che il proprio tesserato, a causa della brutta caduta avvenuta all'undicesimo minuto della sfida contro Cantù, che gli ha impedito di rientrare in campo, sarà costretto ad un lungo stop. Il giocatore è stato sottoposto a vari esami che ne hanno evidenziato una lesione parziale del legamento crociato anteriore, la lesione totale del menisco mediale e ulteriori problemi al piatto tibiale. I tempi di recupero non sono attualmente definibili. E continuiamo a parlare di pallacanestro. Al via questa mattina la terza edizione del progetto di inclusione Un Canestro per Tutti, organizzata dall'Associazione Sportivamente, Conad e Pallacanestro Trapani. L'evento è realizzato in partenariato con l'Istituto Comprensivo Ciaccio Montalto e l'Istituto Comprensivo Bassi Catalano, progetto che gode anche del patrocinio del Comune di Trapani e della Federazione Italiana Sport Paralimpici. Ascoltiamo le interviste. Solidalmente è un'associazione che esiste sul territorio ormai da tanti anni e da tanti anni si prodiga per l'integrazione e l'inclusione sociale. Abbiamo tanti giovani diversamente abili e quindi abbiamo, come associazione, abbiamo puntato tantissimo sullo sport, perché lo sport è vita, ma lo sport è gioia e divertimento, ma è integrazione. Proprio per questo nasce Sportivamente, l'associazione Sportivamente, con la quale appunto si punta a tantissime discipline sportive, non soltanto alla pallacanestro, che comunque ormai da anni ci è vicini, la loro sensibilità, Nicola, la Basciano, i ragazzi della squadra molto sensibili, ma anche altre discipline sportive che permettono appunto ai nostri giovani, ai nostri ragazzi di comunicare, di fare squadra, di fare gruppo. Molto spesso alcune patologie molto importanti, anche gravi, ritardi mentali, non hanno la possibilità, non danno la possibilità di comunicare e allora non danno inficio nel linguaggio e allora con lo sport questo è possibile. Lo sport è comunicazione, lo sport è integrazione, quello che noi ci prefiggiamo ormai da sempre. Il linguaggio dello sport è quello più
vicino ai nostri ragazzi, quello che li accomuna, quello che ci permette di vivere l'esperienza scolastica ed extrascolastica come in questa giornata, nell'unità, al di là delle barriere di tipo sociale, al di là delle barriere di tipo culturale. Non dobbiamo dimenticare che non tutta la popolazione scolastica appartiene ad un background socio-familiare di provenienza che consente loro di affrontare l'impegno di uno sport nel pomeriggio. E quindi gli obiettivi di Un Canestro per Tutti sono assolutamente condivisi da noi scuole, non solo per l'inclusione scolastica degli alunni in situazione di disabilità, ma anche per abbattere quelle barriere che a volte creano proprio un divario, ecco, dal punto di vista sociale, perché lo sport è anche cultura e aggregazione e ci permette di vivere esperienze uniche. Un ringraziamento enorme all'Associazione Solidalmente, il progetto di grande valenza. La scuola è stata felicissima di partecipare ed aderire a questa iniziativa, perché sarà un grandissimo privilegio per i nostri bambini giocare in palestra, giocare a palazzetto, incontrare i ragazzi della prima squadra della Pallacanestro Trapani. Quindi è un'iniziativa lodevole e speriamo che nel tempo possa continuare a realizzarsi. Grazie ancora all'Associazione e alla Pallacanestro Trapani. Al calcio regionale, oggi alle 15 al centro sportivo Sorrentino l'Accademia Trapani scenderà in campo contro il Valderice per il recupero della 16ª giornata del campionato di prima categoria. Prima di chiudere passiamo a una notizia invece di volley. Buono il bilancio venuto fuori dallo scorso weekend dai colori dell'Eri Centello Volley, vittoria al tie break per le ragazze della Serie C femminile. Battuto il Palermo Mondello Volley 3-2 al termine di una gara intensissima, la serie di maschile impegnata in trasferta contro SPOB Volley ha vinto 3-1, domenica invece a Trabia ha giocato la serie di femminile che ha perso invece 3-0. Con lo sport è tutto, adesso ci fermiamo, ci ritroviamo tra poco con l'approfondimento. Nell'approfondimento di oggi ci occuperemo dell'attività svolta dalla Polizia Municipale di Erice che in queste settimane, dopo l'entrata in funzione dello Scout Speed, ha già elevato circa 250 multe. Nel servizio di oggi, curato dal nostro Mario Torrente, facciamo un bilancio sull'attività del Corpo della Polizia Locale durante lo scorso anno. Vediamo. Dal gennaio del 2021 il Corpo della Polizia Municipale di Erice è guidato dal comandante Armando Bellofiore. Durante lo scorso anno i vigili urbani ericini hanno svolto un'intensa attività a partire da ciò che riguarda le violazioni al codice della strada con circa 5.600 verbali, 60 gli interventi eseguiti a seguito di incidenti. Ci sono anche 52 verbali per il mancato rispetto dell'ordinanza sindacale per la pulizia dei terreni nell'ambito della stagione antincendio e 172 autorizzazioni per occupazioni suolo pubblico per l'edilizia. Elevati poi 10 verbali per occupazione di suolo pubblico non autorizzato. Questo nonostante le ben note carenze nell'organico. Al momento gli agenti in servizio nel Corpo della Polizia Locale di Erice sono infatti 17, compresi il comandante Bellofiore, di cui 8 a 24 ore e 1 a 18 ore settimanali. Gli altri 8 sono invece a 36 ore. Per fare un paragone e rendere l'idea della mancanza di personale, 20 anni fa i vigili urbani in servizio al Comune di Erice erano 37 tutti a 36 ore. Nonostante le carenze di organico, la Polizia Municipale di Erice è impegnata su più fronti, riuscendo a portare avanti diversi servizi, compresi anche quelli che hanno portato all'abbattimento di 9 ville costruite abusivamente a Pezzolungo. C'è stato anche uno sgombero di un immobile comunale occupato da più di 12 anni. Nel bilancio della Polizia Municipale di Erice ci sono anche le 17 comunicazioni di notizie di reato all'autorità giudiziaria per l'occupazione abusiva di case popolari e abusivismo edilizio. Infine, nell'ambito del controllo a contrasto dell'abbandono dei rifiuti, la Polizia Municipale di Erice ha dato seguito a oltre 100 verbali, sequestrando anche un mezzo. Noi abbiamo fatto nel 2021 115 verbali a soggetti che avevano abbandonato sacchette dell'immondizia o anche ben altro. Nel frattempo abbiamo anche sequestrato dei mezzi, in questo caso motoape, dove praticamente scaricavano della roba. Peraltro è capitato più di una volta che da noi vengono pure residenti a Trapani che vengono a scaricare
purtroppo incivilmente la roba da, nelle zone nord di San Giuliano, per poi dopo magari dare colpa al quartiere San Giuliano quando in realtà vengono da altre realtà. E per quanto riguarda invece il codice a strada, l'anno scorso siamo arrivati a oltre 5.600 verbali. Recentemente nel territorio del Comune di Erice è poi operativo lo Scout Speed, sistema con videocamera installata su una vettura della Polizia Municipale in grado di multare gli automobilisti che stanno facendo delle infrazioni a partire da ciò che riguarda la sosta selvaggia. E in queste prime settimane sono già state fatte circa 250 multe attraverso lo Scout Speed che, oltre al divieto di sosta sui marciapiedi come in doppia fila, in prossimità degli incroci, negli spazi riservati o sugli attraversamenti pedonali, permette anche di accertare l'assenza di assicurazione o revisione, ma anche l'eccesso di velocità. Ma ci sono novità anche per quel che riguarda gli ausiliari del traffico, che potranno fare multe, oltre che per le strisce blu, per le altre violazioni del codice della strada. A breve, anche gli ausiliari del traffico, attualmente in forza la società SOES, che per ora gestisce le aree blu, hanno ottenuto il decreto di estensione delle funzioni per quanto riguarda l'accertamento della sosta anche al di fuori delle aree blu e nelle zone adiacenti. Quindi quanto prima anche loro potranno operare nei confronti di soggetti che magari per non pagare o mettersi nell'area blu si vanno a mettere sopra le strisce pedonali, sopra i marciapiedi, davanti ai passi carrabbi, anche lì potranno intervenire gli ausiliari del traffico. Serve ovviamente sempre per cercare di far rispettare il codice della strada e soprattutto nel rispetto anche delle altre persone, perché è ovvio che se ognuno posteggia come vuole crea intralcio e problema agli altri. Ben ritrovati con la nostra seconda edizione. Operazione della Guardia di Finanza nelle isole Egadi a contrasto del lavoro nero. Scoperti 8 lavoratori non in regola, 3 dei quali percepiscono il reddito di cittadinanza. Vediamo. L'operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'intensificazione delle attività di contrasto al lavoro nero irregolare e alla connessa evasione fiscale e contributiva. Al termine di una mirata attività investigativa, i finanzieri della tenenza di Trapani hanno eseguito diversi accessi nei confronti di 10 cantieri, procedendo al controllo delle autorizzazioni e della regolarità delle posizioni lavorative del personale impiegato. Nel corso dei controlli in alcuni cantieri di Favignana, Levanzo e Marettimo, sia nei rispettivi centri cittadini che nelle zone costiere ad alta vocazione turistica, sono stati identificati 32 lavoratori impegnati in attività lavorativa, di cui 8 sono risultati totalmente in nero. Gli accertamenti conseguenziali hanno permesso di rilevare che 3 lavoratori, oltre a prestare la loro attività lavorativa in nero, percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza. Per questi ultimi è scattata la segnalazione all'INPS per la sospensione immediata del beneficio. Nei confronti delle imprese coinvolte, i finanzieri hanno irrogato sanzioni nel minimo per circa 20.000 euro, oltre al recupero della contribuzione previdenziale assicurativa evasa, con relativa regolarizzazione e ricostruzione del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti. Assolto l'avvocato La Barbera, accusato di diffamazione, la Cassazione ha annullato, senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. Vediamo. Una vicenda nata nel lontano 2014 in un'aula giudiziaria a Trapani. Protagonisti due avvocati, Nino Sugamele dello stesso foro e Giuseppe La Barbera di quello termitano. Una scintilla che ha fatto scoppiare l'incendio fra i due colleghi durante l'interrogatorio di un test e che avrebbe fatto perdere le staffe per Sugamele all'avvocato La Barbera, inveendo con frasi ed epiteti che il trapanese ritenne ingiuriose, offensive e lesive della sua dignità professionale. Come che sia, il giudice di pace di Trapani, Alberto Ferro, condannava La Barbera per diffamazione perpetrata nei confronti del collega Nino Sugamele, costituitosi parte civile per ottenere il risarcimento del danno. La sentenza veniva confermata dal Tribunale di Trapani, quale giudice di appello presieduto dalla dottoressa Badalucco. L'avvocato termitano quindi ricorreva in Cassazione assistito da Pietro Riggi, Stefano Pellegrino e Gian Domenico Cagliazza, quest'ultimo presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane. I suoi legali riuscivano a dimostrare nei giorni scorsi l'inconsistenza delle accuse.
La Suprema Corte, infatti, per San Valentino ha cassato i precedenti provvedimenti, annullandoli senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. Un pronunciamento che comporta non soltanto l'insussistenza degli addebiti penali dei precedenti provvedimenti giudiziari censurati dagli ermellini per violazione di legge, ma anche evidentemente il sorgere di diritti restitutori in favore dell'avvocato Giuseppe La Barbera per quanto attiene alle spese legali anticipate alla parte civile e oggi non più dovute, sostengono in una nota il collegio difensivo dell'imputato. Pacheco stamani ha commemorato Antonino Scuderi, sindacalista socialista, nel centenario della sua uccisione. Vediamo il servizio. Pacheco stamani ha commemorato Antonino Scuderi nel centenario della sua uccisione. L'iniziativa è stata promossa dal sindaco di Pacheco Giuseppe Scarcella e si è svolta nella piazza Tenente Lungaro a Dattilo, dove il professore Salvatore Buongiorno, storico, ha tracciato la figura di Scuderi. Poi l'intervento del sindaco e quindi la deposizione di una corona di fiori presso il monumento dedicato a Nino Scuderi, realizzato dal comune nel 1998. È giusto che ci si incontri per poter trasmettere anche agli altri la necessità di questo ricordo. Noi abbiamo ritenuto, pur con i limiti legati all'assembramento, alle norme anti-assembramento, di rivederci, siamo all'aperto, ci riserviamo di predisporre, di indire anche un convegno che possa meglio ricordare in maniera più compiuta la figura di Antonino Scuderi. Contadino, pacecota, autodidatta, consigliere comunale socialista e neosegretario della cooperativa agricola di Pacheco, Antonino Scuderi cadde vittima di un agguato mafioso il 16 febbraio 1922 all'età di 35 anni, mentre tornava a Dattilo in bicicletta. Il padre Giuseppe era sceso 2 anni prima dall'antica Monte San Giuliano per sposare a Pacheco una giovane contadina di Dattilo, Antonina Favara. Scuderi fu uno dei tanti contadini che lottò tra la fine del 1800 e i primi anni del 900 per l'elevazione economica e sociale delle classi subalterne, un periodo della storia italiana segnato dalla lotta di classe, da fermenti ideologici intensi. La morte di un contadino socialista all'epoca non voleva lo sforzo di un'indagine. Nessuno si curò di capire chi lo assassinò. Scuderi è uno dei tanti martiri delle lotte contadine, assassinato in quella saldatura di interessi tra agrari, fascisti e mafiosi tra il 1920 e il 1924. Solo poche settimane prima, il 16 gennaio del 1922, a Pacheco furono assassinati Domenico Spatola, militante socialista, e i nipoti, poco più che ventenni, Mario e Pietro Paolo, figli del fratello Giacomo, dirigente socialista e presidente della cooperativa agricola.